Dal 2005 ho messo a punto con colleghi un metodo che si chiama facilitazione esperta. Il metodo della facilitazione esperta vuol dire creare più gruppo, introdurre competenze relazionali ed emotive e essere più coinvolgenti. Svilupperò le quattro aree importanti, perché un insegnante è bene che sia un coordinatore, un catalizzatore, e qui vedremo per esempio la guida, la leadership dell'insegnante, che è bene che sia direttiva, ma in alcuni momenti anche sarà partecipativa. È un'altra area molto importante che sta al saper coinvolgere, che è tutta la competenza comunicativa relazionale, per cui tutti gli strumenti del feedback, dell'io assertivo, della negoziazione, della gestione dei conflitti. Terza area, la più nevralgica, la più complessa, è proprio questa della gestione delle emozioni negative, sia tra colleghi che anche nella dinamica di classe con i ragazzi. Quarto vertice, l'attivazione, per cui l'insegnante facilitatore diventa un attivatore, un soggetto che riesce a tradurre, diciamo, con metodi più attivi, più coinvolgenti, la lezione. Sarà molto interessante studiare vertice per vertice, però vedere anche come ci sono connessioni e come un vertice entra nella competenza dell'altro vertice, per cui sarà un percorso molto interessante e appassionante da fare insieme.